Beh, io sono, ho una formazione cinematografica dove il crinale tra finzione e documentario non è mai stato così importante, insomma il confine non è mai stato importante. Per me esistevano Fellini, ma anche Van der Koeken, esiste Scorsese, ma anche Robert Kramer, esiste Tarkovsky, ma anche il lavoro di Sergei Vorzevoi o di Viktor Kosakowski. Per cui sono un finto esordiente in qualche modo. Io però ho avuto un'esperienza di formazione da attore, anche per la direzione degli attori. Ho conosciuto Lucia Mascino in quell'occasione, molti anni fa. Quindi, diciamo, per me il cinema è significato ad un certo punto anche poter lavorare sulla finzione e con degli attori. Il passaggio è stato facile, ho portato gli strumenti del cinema della realtà, del documentario nella finzione, in vari e molteplici modi. Ho cercato di organizzare il tempo delle riprese, di mantenere un ritmo di lavoro e di sguardo sui corpi e le realtà che il film Piccola Patria doveva toccare, che fosse di tipo diciamo documentaristico. Sono stato ogni giorno pronto a rivedere storia, scene, mi sono affidato molto all'ascolto che il documentarista deve avere dell'energia giornaliera. Ho scelto gli attori un po' come un cineasta che si occupa della realtà sceglie i suoi personaggi, valutando la possibilità che si trasformino in maschera. Ci sono stati diciamo molte difficoltà e siamo riusciti a superarle grazie alla collaborazione di una troupe molto giovane e molto disponibile, alla presenza molto pratica anche di Alessandro sicuramente. Io penso che la notizia di per sé, cioè quel ridicolo carro armato, chiamiamolo trattore camuffato da carro armato, è una cosa che fa abbastanza sorridere, fa sorridere a me, io che manco da un sacco d'anni da quei luoghi, però riconosco le stesse modalità di quella struttura che arrivò a Piazza San Marco e fece l'occupazione, insomma. Io penso che la pericolosità non sta nell'oggetto, la pericolosità, se così lo vogliamo chiamare, sta in un pensiero ormai incarnato in una parte di Nord-Est, che è quello che ritiene che lo straniero, lo Stato o qualcosa è contro quel luogo. Ecco, quella è la pericolosità. Certo. Scusate, no, pensavo che dopo ci fossero altre domande. Allora, io ho scritto le canzoni che avete sentito nel film ed è stato un lavoro di sperimentazione per me molto forte, per cui ringrazio Alessandro e ringrazio insomma l'opportunità che mi è stata data. Per me è stato un lavoro di ricerca importante, soprattutto linguistico. Io sono di un paesino appunto vicino a Venezia e ho scritto queste canzoni che sentite nel film. Assieme a queste canzoni troviamo anche due brani appunto di tradizione, Josca di Beppe De Marzi, e entrambi, Josca la rossa e La quasi morta. Noi abbiamo deciso, io a Venezia ho avuto l'opportunità di conoscere Marco Guazzone e gli Stag, con i quali appunto ho cantato, ho avuto occasione di conoscerli proprio lì, e abbiamo iniziato a collaborare insieme per musicalmente, per promuovere il film e per lanciare quest'idea di musicale, appunto di ricerca, di spettacolo musicale che sia anche comunicativo
a livello di contenuti appunto relativi al film, e, insomma, per questo saremo in giro, gireremo l'Italia con un tour, si chiama Piccola Patria Tour, e abbiamo collaborato insieme rivisitando appunto le canzoni che avete ascoltato, anche quelle tradizionali di Beppi, De Marzi, e ora ve ne presentiamo una. Così sia, Yosca, 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 sotto la mura, figlia dura. Yosca, 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 sotto la mura, balla con me. Yosca, 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 sotto la mura, figlia dura. Yosca, 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 sotto la mura, balla con me. C'è una grande capacità sua di stare in uno stato di ispirazione. E in quel momento in cui tu vedi un regista che ti dice cose che non capisci bene, l'ordine del giorno del lavoro non si capisce più o meno niente, scusa, è un po' così, no? Allora cosa succede? Che se tu non hai molta fiducia potrebbe questo limitare un po' il lavoro. Invece diciamo che questo non è avvenuto, perché io ero partita proprio totalmente piena di fiducia in Alessandro, perché comunque... Io posso aggiungere che effettivamente questa cosa è vera, nel senso Alessandro ha cavalcato le energie che gli attori gli davano, quindi se a un certo punto un attore non sapeva più cosa dire, ma semplicemente iniziava a fissare il vuoto, quella cosa lì diventava immediatamente artistica, e questa è stata una cosa straordinaria, perché a un certo punto abbiamo iniziato a capire che non era importante quanto si diceva o quanto si faceva, ma l'intensità con cui ci si calava nelle situazioni, ed è stato fondamentale. Volevo dire rispetto all'improvvisazione, anche rispetto al mio personaggio, che è quello che prende un po' tempo sulle risposte, rispetto all'improvvisazione come se avessimo lavorato sulla reazione tecnicamente piuttosto che sull'azione, non avendo un testo su cui cercare di far nascere l'azione, e quindi questo ha portato anche quello che voleva Alessandro sulle relazioni, sul rapporto di questi corpi, insomma, che poi si appoggia anche sulla struttura generale della tragedia, insomma con quello che ci ha spiegato, perché ci ha spiegato poco e ce li dava a contagocce le cose. Nel crescere del film, che vedeva anche me, Caterina Serra e Maurizio Barucci rivedere le scene in rapporto a ciò che era stato girato, con uno studio dei materiali, sia di questi dove la finzione era calata nella realtà, sia di quelli che venivano dall'improvvisazione, sia quelli più scritti, è emerso, soprattutto riguardo al finale, che l'ipotesi del finale scritto, del quale non vi dirò niente, non era così felice, quindi abbiamo aperto in maniera mirata e preparata la possibilità di avere altri due finali che fossero più vicini a quanto era stato fatto in sede di ripresa.